Se guardi questo video sei un principiante o un intermedio che sta andando avanti nel suo percorso, voglio farti esercitare con questa canzone molto famosa e fantastica che ti aiuterà sia a livello di accordi sia a livello ritmico. I remember when, I remember when I lost my mind. Snowball on a powder plane. So much baby, yeah. Nobody crazy, nobody crazy, nobody crazy. So much, yeah. I remember when. Stiamo parlando di Crazy, una canzone molto figa, come avete visto. Suonabile solo con 4 accordi. Prima voglio ricordarvi che se volete imparare a suonare la chitarra proprio come faccio io ho creato Chitarra Digitale, che è il mio corso da 20 ore di video lezione per imparare a suonare la chitarra in meno di 3 mesi le vostre canzoni preferite, con più di 50 lezioni sul ritmo, una valangata di lezioni sulla teoria degli accordi, gli accordi, su come fare le tecniche chitarristiche, come cantare e suonare contemporaneamente, insomma la mia academy per suonare la chitarra. Link è qui giù in descrizione, mi raccomando, vi lascio anche il link qui giù sotto in descrizione per avere tutti i miei corsi di chitarra e non insieme in promo, quindi ho prolungato ovviamente in maniera diversa, ok? Mi raccomando, se volete imparare a suonare chitarra, chitarradigitale.com. La canzone la facciamo in tonalità di Do diesis minore, ok? Eh sì, perché questa volta andiamo sul Do diesis minore, Mi maggiore, La maggiore e attenzione Sol diesis. Se riusciamo, settima. Vediamo questi 4 accordi. Abbiamo il Do diesis minore, che lo componiamo col primo dito che va sul quarto tasto della quinta corda. Ok, da qua mettiamo posizione di La minore, ok? Quello che facciamo, attenzione, se non riusciamo a farlo, è primo dito sul, attenzione, quarto tasto della prima corda, ok? Quindi I remember when, I remember when I lost my mind. Mi maggiore, primo tasto della terza, abbiamo secondo tasto della quarta e quinta. Poi abbiamo, attenzione, La sus 2, lo facciamo aperto, quindi dal Mi maggiore alziamo il primo dito e scendiamo giù di una corda. In questo modo qua, per poi andare sul Sol diesis. Quindi se questo è il Sol, andiamo, attenzione, un tasto sopra, quindi al quarto tasto della sesta, e andiamo a comporre un barré col Mi maggiore. 1, 2, 3, 4, 5. Lo facciamo settima, alzando il nostro quarto dito. Sentite la settima? Yeah. I remember when, I remember, remember when I lost my mind. You know more about a place. Ritmicamente pollice tricordo, ok, attenzione, pollice tricordo che va a fare come se fosse una plettrata e poi stoppiamo, ok, I remember when. E pollice tricordo, ok, pollice tricordo, yeah, pollice tricordo. I remember when, I remember, I remember when I lost my mind. Questo è un ritmo molto difficile che è compreso in 2 percorsi. Il primo è in chitarra digitale nella parte ritmica. Il secondo percorso invece è arpeggio digitale, quindi viene raggruppato nel settore degli arpeggi. E ci sono anche questi arpeggi tricordi stoppati molto fighi in quel corso. Quindi mi raccomando, link in descrizione, ok? Per poi andare sempre sul Sol diesis settima, ok? Arpeggiato invece. Power up, play, yeah.
facciamo? Partiamo sempre dal nostro pollice, facciamo un arpeggio normalissimo, pollice 1, 2, 3 e poi 2, 1, 2, ok? Cambiamo accordo. Preparatevi per i prossimi video perché vi insegnerò a suonare la chitarra in modi diversi, con canzoni diverse che vi aiuteranno a migliorare con la vostra chitarra. Vi ricordo sempre i miei percorsi online di chitarra per imparare a suonare le vostre canzoni preferite in modo divertente, pratico e veloce in meno di 3 mesi, che è stimato. Le 1300 persone che sono entrate nei corsi in meno di 3 mesi o poco più sono riuscite a suonare le proprie canzoni preferite, ok? Chitarradigitale.com o link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Don't.